The Show. Guarda questo video senza pubblicità, solo su The Show Plus, link in descrizione. Andate a comprare una scopa e quando ve la portano la usate come bastone ninja. Io cercavo un bastone per una scopa. Sì, anche a me servirebbe un bastone. Ragazzi, loro non mi fanno pubblicità, me la devo fare da solo. Basta, dai. È uscito il terzo episodio della nuova serie di Si può fare vita nuova. Abbonatevi, link in descrizione. Ciao. Andate a comprare una scopa e quando ve la portano la usate come bastone ninja. Buongiorno. Cercavo un bastone per una scopa. Sì. Posso vederlo? Certo. Sei dritto? Anche con una mano si riesce. Televisione ieri sera. Jackie Chan? Va bene, avete anche le palettine? Devi andare a giocare con la sabbia? Eh? No, taekwondo. Le palette si fanno così, tipo. Aspetti, provo anche questa. Buongiorno, prego, mi scusi. Prego. No, ci mancherebbe, prego. Ti è immobile, mi raccomando, sono pericoloso. Eccoci qua. Buongiorno, signora. Allora, tra i due credo che questo sia più aerodinamico. Secondo uno studio condotto da un'università americana, detto fatto è il format più richiesto su The Show. Sarà perché vi permettiamo di usarci per sfogare le vostre fantasie più assurde? Anche per questo episodio vi abbiamo chiesto sui nostri social cose da dire e fare agli sconosciuti. Ce ne avete inviate tantissime e noi abbiamo eseguito. Questo è... Detto fatto. E detto fatto è pronto a sbarcare a Venezia. Scrivi nei commenti cose da dire e fare nella Serenissima. Fingetevi di Striscia la Notizia e consegnate un tapiro. Amici di Striscia, siamo qui a Milano oggi per consegnare un bel tapirone, perché un negoziante qui tratta male i clienti. Andiamo. Comunque è un tributo a Striscia la Notizia, non è una parodia. Viva Striscia! Ho un'informazione, ma avete delle zanzariere, quelle tipo che si aprono e si chiudono? Signor Pino, cosa mi ha combinato, signor Pino? Questo è per lei, signor Pino. Tenga, signor Pino. Questo è per... Glielo mettiamo qua al signor Pino, un bel tapiro. È tapirato. Non so per cosa. In tutto il quartiere si parla di quello che è successo qualche settimana fa. Che cosa? Non lo sa? Lei lo sa? Lei è un cliente? No, sono il fratello. Ah, il fratello del signor Pino abbiamo. E sai cosa fa suo fratello? Non lo so, dica. Allora mandiamo il servizio, guardiamo il servizio e poi lo commentiamo insieme. Scusami, però mi fai un attimo i clienti? Sì, intanto se fa il servizio, scusate, io faccio solo il mio lavoro, nulla di personale. Assolutamente, signor Pino, io... Ma non so cosa è successo. No, ma adesso appena lo vediamo, dimmi tu quando siamo in onda così... Siamo in onda. Ok, signor Pino, ha visto? Vogliamo ascoltare cosa è successo? Perché un cliente è venuto qui da lei e lei l'ha trattato malino. Abbiamo gli audio, il microfono. Stavo registrando tutto, meno male, amici di Striscia. Senta. Sì, buongiorno, salve, mi servirebbe una vite del 15. Ma lei non mi deve rompere i coglioni. Io quelli con la faccia come la sua, senta, nel quartiere del mio negozio non li sento. Ma lei chi è? Sono signor Pino, il proprietario di questo negozio. No. Amici di Striscia, noi non abbiamo nulla da aggiungere. Non siamo noi. Noi abbiamo mandato le immagini, il nostro complice è venuto qui. Signor Pino, ma cosa fa signor Pino? È trick e balla. Signor Pino, è vero. No, è pagliaccio, amici di Striscia, pagliacci noi, amici di Striscia. Pagliacci noi, amici di Striscia. Ma signor Pino, se vuole confrontare le voci, noi abbiamo mandato anche a Staffelli e a Striscia, ci hanno rubato due telefoni e abbiamo la avete la mia voce. Casualmente adesso loro hanno contattato noi di Striscia. Signor Staffelli, il collega, se avete qualcosa da dire, dite. Ci cacciano, gli amici ci cacciano. Vedete il quartiere? Ma il pagliaccio! Signor Pino! Il signor Pino si è arrabbiato, Evidentemente rispondere male ai clienti comporta anche questo, essere persone aggressive. Da Milano è tutto, Alessio Sturazzi, Striscia Notizia.
Il tapirino, che succede? Ti hanno lasciato fuori? Claudio, cosa diceva Claudio? No, ma non era la sua voce. Secondo me qualcuno ha segnalato perché sapevano il nome. No, ha segnalato, ma cioè il nome come lo dove lo trovi? Io, Nicola, figurati, neanche, ma nessuno di noi si permetterebbe. Noi abbiamo tante conoscenze anche in media, assolutamente. Anche Estaffelli ha mandato in onda il furto di questo. Ah, okay. Sì, quindi sì, loro, loro per fare un servizio, ma lei sa quanto si informano. Fermate una persona fuori da un negozio e ditele che ha un minuto per entrare, prendere gratis tutto quello che vuole e uscire. È una promozione Black Friday. Ma il signore vuole partecipare, secondo me. Che cosa? Allora, guarda, prendi tutto gratis per il Black Friday. Funziona così: un minuto di tempo, io cronometro, ti diamo quel carrello, tu puoi prendere tutti i prodotti che vuoi, basta che non sfori il minuto, e quelli che prendi sono poi omaggio, è una promozione che vale da solo oggi. Dai, proviamo, è divertente, guarda, l'importante è che quando esci dalla cassa gridi Black Friday e esci, ok? Allora Francesco, sei pronto? 3, 2, 1, vai! Francesco è partito, corri, corri, Francesco è poco, sei già 7 secondi, eh? Arraffa quello che puoi! Ti aspetto fuori! Ho pagato? E dove sto andando, scusi? Scusi, ha pagato il signore? Non ho pagato. E dove sta andando? Black Friday, ho sentito, bisogna urlare. È vero? No. Mi spiego cosa sta facendo, che non sto capendo nulla. C'è un ragazzo che diceva di fare questa cosa qua. Uno. Ma chi? Un ragazzo che... Uno. Lascio un secondo qua, mi faccio vedere un attimino. Mi spieghi bene che non sto capendo. No, non ho capito esattamente cosa stava facendo lei. Il ragazzo ha detto, sì. C'è il Black Friday, se entro un minuto prendi due cose, esci fuori. Ma voi sapevate questa cosa qua? Le rimettiamo a posto. Sì, rimettiamola a posto, assolutamente. Se ho fatto questa cosa è perché qualcuno me l'ha detta, vengo qua tutti i giorni. Ah, pure il tonno, quello costoso, voleva rubare. In un minuto. Sì, vabbè. Il Black Friday è una grande occasione per fare affari, ma anche per rischiare brutte sorprese. Soprattutto quando fate acquisti online, dove ci sono tante trappole nascoste e insidie nel carrello. Se volete navigare in sicurezza e non farvi fregare quando comprate online, e se volete approfittare di un prezzo stracciato, da Black Friday per l'appunto, cliccate sul link in descrizione. Avete accesso a NordVPN, la VPN per antonomasia, l'unica che protegge i vostri dati da siti di phishing, malware e altre minacce online grazie all'applicazione Threat Protection, che poi vuol dire proprio protezione dalle minacce. NordVPN e Threat Protection vi garantiscono una navigazione sicura e privata anche quando siete in viaggio all'estero e vi capita di connettervi alle rete wifi pubbliche. Ma attenzione, segnatevelo, non vi proteggono dai malintenzionati che fuori dai negozi cercano di farvi uno scherzo, quindi di attenzione. Tecnicamente se non si paga una cosa si ruba. Sì, tecnicamente. Ma non si esce dalla cassa così urlando Black Friday. Con l'offerta Black Friday per la community di The Show avrete uno sconto esclusivo e, come se non bastasse, in più il regalo 4 mesi extra sui piani biennali. E se non siete soddisfatti, NordVPN vi offre una garanzia di rimborso di 30 giorni. Cioè, più Black Friday di così, cosa volete? Ma sono serio, cosa volete? Cosa volete? Mi dico così! Provateci con una cassiera del supermercato invitandola a uscire con voi. Quando vi dirà di no, prendete i preservativi sul rullo e dite: allora questi non mi servono. Falanghina del Beneventano. Ah, perfetto. XL, tra l'altro. Ciao. 17:50. Ascolta, stasera usciamo? In che senso? A bere qualcosa, un aperitivo. Ok. Piacere. Piacere. Molto piacere, Alessandro. Comunque, 17:50. Però mi serviva capire se stasera si poteva o se... Stasera? Proprio. Sì, proprio stasera. Perché? No, perché stasera sono libero e quindi... No. Se inizi a pagarmi dopo ti dico. No, perché magari mi fai distrarre, non paghi, ti ne scappi. No, non scappo, però... Okay. Quindi sta... No, perché sei carina, quindi voglio dire, se...
No, io voglio sapere prima la risposta. Va bene, paga, non mi dire la risposta. Così non vale però, no, devi dirmela la prima. E come voglio sapere se tu stasera non mi balzi o no? Vabbè, adesso non è che posso darti qualsiasi tipo di certezza. Devi dire sì, però non è detto che ci sono. Ah, ok, quindi è un sì? Sì, però... Ok, aspetta un secondo, scusami. No, scusami. Scusate, è andata bene. Aspetta. Ok. 50 e 95. Quindi però stasera usciamo di sicuro, non forse. Ma sì, usciamo. Usciamo, ok. Porca miseria. Vabbè, iniziamo di sfiga, mi spiace. Ho finito il plafond. Li metti a posto, non va la tanto. Vabbè, te li metto a posto, scusami. Andate al mercato, prendete un pomodoro alla volta e fatelo scoppiare in mano per misurare la vostra forza. Già lo sai, vero? Già lo so, sì. Dai, dillo, dai. Dai, il nuovo episodio di Vita Nova si può fare, il terzo, è già online su The Show Plus. 14 giorni di avventura, senza sapere dove dormire, senza soldi. Cosa avete fatto in questo episodio? Allora, in pratica mi sono infiltrato in questa università, no? C'era uno stanzino vuoto con due ragazze. Hai trovato lavoro? Non ho trovato lavoro. Mi lascio un'anteprima, ok? Chaser, che sono io. Abbandonato, bendato, senza contatti in una nazione straniera. Senza soldi. Stavo cercando un lavoro. 14 giorni per costruirsi una nuova vita. Mi sa che qua non è come da noi, eh. Riuscirà a sopravvivere? Guardalo qui, perché qui... Ale, la sta uccidendo! Questa è la sua storia. La prima incredibile docuserie realizzata per YouTube. Avevano detto tre, mi state fregando. Un esperimento sociale filmato completamente in camera nascosta. E in teoria i turisti non devono entrare. In cui scopriremo se è possibile rincominciare da zero in un paese straniero. Senza aiuti e senza scorciatoie. Il più grande si può fare di sempre. Italia! Colpi di scena. Tu devi imparare di cazzate. Paura. Allora sapore. No. Oh, sì, sì. Gioia. Credo stessero limonando in quella sala. Qualsiasi cosa sia questo. Tutto questo è Si può fare, Vita Nova. E non avete ancora visto niente. Guarda tutta la serie in esclusiva assoluta su The Show Plus. Abbonati al terzo livello dal link in descrizione. Andate al mercato, prendete un pomodoro alla volta e fatelo scoppiare in mano per misurare la vostra forza. Sono fortissimo. Ne ho spaccati tre. Dammi qualcos'altro. Un peperone? Ma perché? Vuoi vedere come te lo distruggo? Guarda. Ma perché? Ma guarda. Guarda. Te l'ho distrutto. Non farmi più, peperone. Non farmi più adesso, eh. Oh, la compro. Quanto è? Vediamo. Ma con chi è quello? Ma uno che si passa sul posto? E che cazzo? E allora dimmelo ancora! Dimmelo in faccia! Dimmelo! Andate all'Apple Store e spacciate smartphone della Samsung. Per poter portare a termine questo detto fatto, bisognava studiare bene la divisa dei venditori Apple per essere credibile agli occhi dei clienti. Per farlo, mi sono recato qualche giorno prima della registrazione della Candid Camera in un Apple Store per osservare i loro outfit da vicino. Fase 1. La maglietta. La maglietta è uguale. Questo blu particolare, molto bello. Una piccola melina in alto a sinistra. Fase 2. I pantaloni. Per quanto riguarda i pantaloni, non hanno una divisa, ognuno usa i suoi. Fase 3. Gli accessori. Ha un altro dettaglio che tutti hanno l'Apple Watch al polso.
tutti. Abbiamo abbastanza informazioni. Salve, è qui per acquistare un iPhone? Ha chiesto l'assistenza. Ah, ottima scelta, comunque noi forniamo un servizio incredibile. Ma ascolta, tu hai un iPhone? Io sì. Ah, ti volevo chiedere, proporre una cosa. Hai mai provato a passare Samsung? Galaxy S23, top di gamma. Ok. Chiaramente è un top di gamma, ha un costo un po' elevato. Se non ti interessa questo, abbiamo anche, se vuoi, qualcosa di più economico. Cioè, questi non è che li vende il negozio, li vendo io per fare qualche soldino in più. Se ti serve qualcosa, ok? Vendo anche olio d'oliva che lo fa mio zio Bartolomeo in Puglia. Okay. Qualsiasi cosa vuoi. Tu iPhone? Sì. Ma hai mai provato un Samsung? No, grazie. S23 è top di gamma? Già, ah. Chiedete a una persona di guardare vostro figlio mentre spostate la macchina. Poi scappate via abbandonando il bambino con la vittima. E adesso come facciamo, Giacomo? No, magari chiediamo alle signore. Signore, scusate, me lo potete guardare un secondo che corro a prendere la macchina? Grazie, gentilissime. Fai il bravo, Giacomo, mi raccomando. Papà arriva subito, ricordati quello che ti ho detto. Ciao. Arriva, scusate. Sì, prego. Senti, questo qua lo tengo io. Cosa c'è? Mio papà ha detto di darti questo. No, no. Quando arriva tuo papà, ci spero che venga. Dove avete posteggiato, ti ricordi? No. Ciao Giacomino! Dove va? Scusi, ma dove va? Io chiamo i carabinieri. Che è successo? Un signore ha lasciato qua il bambino, lo potete guardare che vado a prendere la macchina. Sì. È passato due volte, adesso è suonato, ha fatto ciao ciao e se ne è andato. Mi ha chiamato? Sto chiamando io. Vediamo se ha scritto qualche cosa su quel foglio. Non è stata una scelta facile separarmi da lui. Prenditi cura di Giacomino, io non posso garantirgli il futuro che mi aspetta. Ho finito i soldi. Non chiamare la polizia. Nello zaino ha altrimenti spazzolino. Ama me contro te. Un po' tardi. Dove? Ho promesso un gelato. Grazie. Ah, mi serve lui. Buongiorno. Sapete se c'è una coppa qua vicino? La coppa? Sì. È in Palmanova. Però lei è il papà del bambino. In Palmanova. No, io non l'ho mai visto questo. No. Questo. Ma chi è che ci sei? Tuo papà? No. No. Ma com'è con voi? Mi dispiace, io devo andare alla coppa. Arrivederci. Salve, salve. Buona giornata, salve. A me sembra lui, no, ma fermatelo, scusa. Ma beh, è congiunta. Ma ferma. Ma io non ho capito. A posto. Vieni Giacomino, andiamo, dai. Grazie mille, Scusatemi. Ah. Se devo essere onesto, i babysitter costano un po' tanto in questo periodo. Avevo matchato con una su Tinder, sono andato un secondo a vedermi con una mia amica. Ho approfittato della vostra gentilezza. No, c'è un gran spavento. Scusi, questo? Perché così ero sicuro che stavate col bambino e me lo tenevate. Ah, ecco, no, sì, perché è passato un altro, che l'abbiamo fermato. Ah, pensavate che fosse il padre. Ah, no, certo, mi scusi. Ma era lei comunque, non è che ci prende in giro. Ma com'è sta storia? Io ero un appuntamento su Tinder. Chiedete ad una ragazza seduta ad una panchina se vi lascia il posto e dopo se ve lo fanno usare. Scusate ragazze, state andando via? Mi state alzando per caso? No, perché un po'. Fra un po'? Sì. Ok, no, quando vi alzate vi dispiace se io annuso e lecco dove eravate sedute? Sì. O vi dà fastidio? Se no... No, è una cosa un po' strana, però il mio psicoterapeuta mi ha detto di fare quello che mi fa star bene. Sì, e a me... Sì, perché poi in estate, comunque fa un po' di caldo, rimangono più... Può alzarsi un secondo, posso? Scusi.
Oh, attenzione. Fermi, fermi tutti. Questa è una scena del prossimo Detto Fatto. Come dice Amico da Casa, vuoi già vedere anche questo episodio? Ok, hai due possibilità. Aspettare che questo video arrivi a 50.000 like. Oppure abbonarti al terzo livello di The Show Plus tramite il link in descrizione e vederlo immediatamente, già da ora. Bene raga, speriamo che il video vi sia piaciuto quanto è 2015 questa frase. Comunque noi ci siamo divertiti moltissimo a farlo. E adesso raga, vi lasciamo alle reazioni alla rivelazione. E se volete altri episodi, lasciate un piccolo grande like. Allora, noi stiamo girando delle candid camera, ok? Ok. Quindi degli scherzi e per una videocamera, scusa. Non l'avete vista? È lì. Esatto, scusami. Stai in giro. Sì, tutti e tre. Lui è l'infame. Perché è lui, aveva una telecamera qua, vedi? No, perché era una candid camera, capito? Però, cioè, vedete, c'è una videocamerina, siamo di un programma. E per adesso li compriamo, ci mancherebbe. Scusate, scusi signora, la signora è sconvolta. Ma no, cioè, ho immaginato, infatti io ho salutato. Guarda che è una fregatura. Entro, tutti quello che vuoi, non l'hai sentito, no. The Show. Sì, come uno spettacolo in inglese. The esatto. The Show. Vedremo Giacomino, ma come Giacomino. Kevin. Kevin. Ah, Kevin. Kevin. Kevin Giacomino. Dai, no, è una bella Giacomino, pensate, ma questo non è normale. Video, TikTok. Sì, YouTube. YouTube. Chiamiamo The Show. Tu l'hai trovato? Bene, iscriviti, poi vi vedrete allora. Per far capire al direttore della banca che mi si arriva il mutuo, se quindi... Che lavoro fa lei? Amici di Striscia. Beh, questo è un tributo al grande Capitan Ventosa e agli amici di Striscia, prima che magari poi ci fanno qualche servizio contro.